Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo in compagnia di due amiche che conoscete già, che sono Graziella Mazza da questa parte e Angelina Pettinato da quest'altra parte, psicoterapeute, psicologhe e da appena qualche giorno ambasciatrici nel mondo di yoga della risata, ragione per cui siamo qua e chiederemo proprio a loro come mai e chi li ha, diciamo, insignite di questa onorificenza. Partiamo da Angelina. Iniziamo subito a ridere perché sennò coerenza. Allora, questo riconoscimento ce l'ha dato Madan Kataria, che è un medico indiano, fondatore dello yoga della risata. Pensa che il 13 marzo di 21 anni fa questo incredibile medico verificò in un parco a Mumbai i benefici della risata sul corpo, e da allora in più di 104 paesi nel mondo, in più di 160.000 club disseminati in tutto il mondo, più di 1 milione di persone ogni giorno praticano questa fantastica metodologia che aiuta le persone a stare più concentrate e a stare bene. Tu parlavi appunto di metodologia educativa. Siccome, come abbiamo visto dalle pagine Facebook dell'associazione Prometheus, di cui fate parte, andate nelle scuole e si è visto soprattutto i benefici che nelle scuole i ragazzi hanno anche nell'apprendimento. Assolutamente sì, perché praticare lo yoga della risata aiuta le persone a ossigenare meglio il sangue. Quando il nostro sangue è ossigenato bene, gli organi funzionano meglio e quindi conseguentemente la nostra mente è più attenta e quindi più recettiva. E poi lo yoga della risata è movimento, e l'apprendimento è possibile solo se ci mettiamo in movimento, perché il movimento crea emozione e l'emozione crea traccia dentro di noi, creando l'apprendimento. Per cui lo yoga della risata è una metafora fantastica di che cosa significhi apprendere efficacemente, ed è uno dei motivi per i quali Madan Kataria ci ha nominato ambasciatori nel mondo dello yoga della risata, proprio perché lo facciamo con gli studenti, lo facciamo con i docenti in particolar modo, e lo facciamo nella nostra terra, in Calabria. Quando abbiamo iniziato, ormai più di 2 anni fa, qualcuno ci diceva: ma non rideranno mai. Certo. Siamo sicuri? Posso garantire che non è così, siamo sicuri. Avendolo sperimentato personalmente. Figurati se in Calabria adesso trovate porte aperte con questa cosa nuova. Noi non abbiamo trovato né porte né finestre. Ecco. Okay. Le avete sfondate? No, non c'erano, siamo arrivati che non c'erano né porte né finestre, ci hanno detto di sì, un sì genera sì, un altro sì ancora, un altro sì ancora, ed oggi proprio in questo momento storico noi stiamo sperimentando lo yoga della risata con gli studenti dell'Istituto Superiore Luigi Costanzo di Decollatura in due momenti. Mi piace dire questa cosa perché secondo noi questa scuola è eccellente. Lo facciamo la mattina con il biennio e una volta a settimana nel pomeriggio con le persone, con i ragazzi che decidono di partecipare. Ma la cosa straordinaria è che nel pomeriggio i ragazzi si autogestiscono e quindi lì fanno laboratori di ogni sorta. Ed è bello vedere i ragazzi come si organizzano quando a loro viene data fiducia e viene concessa a loro la libertà. È una sorta, diciamo, di organizzazione mentale soprattutto, perché voi comunque gli date anche la possibilità di imparare dalle loro emozioni. Infatti mi pare che in vari incontri che avete fatto è emersa proprio, diciamo, questa evoluzione delle emozioni, l'imparare a accettare le proprie emozioni. Sì, per accettare le nostre emozioni dobbiamo sentire il nostro corpo. Sì. Il nostro corpo ci parla. Noi lo ascoltiamo, e ascoltare il nostro corpo significa avere consapevolezza di sé e quindi avere la possibilità di gestire il proprio comportamento, gestendo il livello di stress e aumentando il nostro livello di efficacia.
Io volevo chiedere all'altra Teachers Yoga, che si chiama così se non vado errato, Teachers Yoga, Graziella Mazza, l'importanza e la possibilità di svolgere lo yoga della risata anche per 15 minuti al giorno, non soltanto, noi parlavamo di ragazzi, di studenti, ma ci possiamo rivolgere anche a persone di un'azienda, persone che lavorano anche a scuola, chiunque di noi vuole scaricare un po' di stress quotidiano, può decidere di rivolgersi a voi e praticare questo yoga della risata anche per soli 15 minuti al giorno. Sì, assolutamente sì. 15 minuti al giorno consecutivi, dai 10 ai 15 minuti, hanno un effetto molto importante, come diceva prima Angelina, sul fisico e sul corpo. Effettivamente quando si lega lo yoga della risata spesso viene legato ai bambini, ai ragazzi, in realtà no, proprio perché gli adulti sono ancora più strutturati di noi, dei bimbi. Qual è il fatto? Il fatto è che riesci a spingere attraverso il gioco, attraverso il movimento, attraverso la risata, attraverso anche la musica che spesso accompagna lo yoga della risata, quindi il ballare, il mettersi in movimento, a spingere il corpo verso il benessere. Ecco perché viene praticato nelle aziende per migliorare le prestazioni, la performance, e quindi, come diceva Angelina, anche qui vale, quindi diminuisci i livelli di stress, anche perché i gruppi di lavoro sono portati ad accumulare stress, la necessità di fare numeri, la necessità di portare a casa risultati, e spesso comporta un accumulo che alla lunga ha proprio l'effetto contrario, quello di saturare e di frustrare. Per cui nelle aziende, per esempio, viene utilizzata proprio con tutto il gruppo di lavoro, partendo dal manager, dal leader, a tutti i ruoli e a tutte le responsabilità. E così anche nelle aziende ospedaliere, nelle aziende scolastiche, quindi fra gli insegnanti. L'obiettivo è unico, che è quello appunto di portare il benessere psicofisico e quindi aumentare la prestazione. Tra l'altro voi parlavate prima di scuola, è una cosa che mi è piaciuta molto nei vostri interventi fatti, diciamo, appunto itineranti per la Calabria in questi 2 anni. Si è parlato anche molto di intelligenza emotiva, che è qualcosa che molti non conoscono e che voi ci potete spiegare. Sì, diciamo che è spesso trascurata. L'intelligenza emotiva è una di quelle caratteristiche, una di quelle intelligenze che sta prendendo dagli anni 90 in poi piede. Che cosa succede? Che fino a un certo punto, negli anni 70, nasce questa intelligenza legata all'aspetto logico-matematico, quindi, quindi alla prestazione, all'intelligenza misurata attraverso il QI, e viene trascurato invece tutto quello che era il resto. Arrivato a un certo punto, Goleman insieme ad altri studiosi dicono: ok, d'accordo, questo va bene, ma dove mettiamo gli altri tipi di intelligenza? Cioè l'intelligenza legata alle emozioni, alla coordinazione visuo-spaziale, all'intelligenza interrelazionale, interpersonale, e si è proprio verificato che questo tipo di intelligenza emotiva è capace di appunto sostenere e aiutare la persona per il raggiungimento degli obiettivi. Per cui è vero che l'intelligenza da QI è importante, ma è ancor più importante sapere gestire, come hai detto tu prima, le proprie emozioni, quindi prima riconoscerle, poi saperle gestire per riuscire a raggiungere l'obiettivo e quindi ad automotivarsi nonostante le cose non vadano come in realtà spesso ci si augura. E questo è un elemento molto importante. Il dottor Cataria e il nostro master teacher Richard Romagnoli hanno spinto molto su di noi a curare questo aspetto dell'intelligenza emotiva, che è legato molto 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 alla metodologia dello yoga della risata. Quindi per noi è meraviglioso poter affrontare questi studi e sperimentare proprio giorno per giorno la forza dell'intelligenza emotiva legata concettualmente alla metodologia dello yoga della risata.
Graziella, poi tu tra l'altro mi hai anche anticipato parlando proprio di Richard Romagnoli, che è teacher master. Lui parla in molti suoi convegni di un atteggiamento di positività nei confronti della realtà, quindi di ironia e di orientamento alla possibilità, che io spesso chiamo essere possibilisti proprio nelle situazioni, di non escludere a priori qualcosa. E voi siete l'esempio, avete fatto di recente dei convegni, delle sessioni di yoga della risata. Io invito chiunque a partecipare, perché è un'esperienza, noi ne stiamo parlando, ma bisogna partecipare, bisogna viverle certe cose. E quindi io chiederei questa volta invece ad Angelina cosa vuol dire questa ironia, questa possibilità, questa positività che Richard vuole trasmettere alle persone che partecipano a queste sessioni di yoga della risata. Mentre ti ascoltavo e dicevi questa cosa, mi è venuto in mente il classico bicchiere, no? Il bicchiere come è mezzo pieno o mezzo vuoto? Per me è mezzo pieno sempre. Ok, cioè significa che se noi alleniamo la nostra mente a vedere gli aspetti positivi che ci sono in ogni cosa, allora noi aiutiamo noi stessi a capire perché determinate cose accadono, ma anche ad accettare che ci sono dei perché che non arriveranno mai, no? Quindi come l'ironia è entrata nella mia vita? Perché com'è che puoi trasmettere un messaggio? Il messaggio puoi trasmetterlo attraverso la coerenza. Allora, l'ironia è quella cosa che quando è arrivata dentro di me mi ha permesso di vedermi da un'altra prospettiva, e quindi innanzitutto mi ha permesso di alzare le spalle, di alzare lo sguardo e di sorridere di più. E questa cosa ha cambiato il mio modo di relazionarmi con le persone, anzi, ancora più correttamente, sta ancora cambiando il mio modo di relazionarmi con le persone. E questo cambiamento, che è ancora totalmente in atto, mi consente di ridere di me senza deridermi, e ridere con gli altri senza deriderli. E questo significa accettare me stessa per quella che io sono e accettare gli altri per quello che loro sono. Ok, quindi non è il classico dai, andrà tutto bene, quelle cosette strane da quasi motivazione tout court. No, è un atteggiamento di consapevolezza di sé, consapevolezza di esserci e consapevolezza che anche gli altri ci sono. Allora io, mentre venivo in macchina facendo ritardo, e ti chiedo scusa ufficialmente, pensavo a questo gesto semplice con il quale noi iniziamo le sessioni dello yoga risata. Noi diciamo, adesso facciamoci un applauso. Allora, facendo questa cosa qua, no, noi diciamo, si attivano i meridiani, perché nelle mani ci sono i meridiani. Ok, cosa sono i meridiani? Chi se ne frega, non importa. No, no. Nel senso che sì, sono importanti, ok. Ma quando tu fai così, e la tua mano batte sull'altra mano e cominci a sentire un ritmo, tu ti rendi conto che esisti. Allora lo yoga della risata, e quindi la possibilità che ti dona, è quello di sentire il tuo ritmo e magari cambiarlo per adattarlo meglio alla realtà, ma soprattutto per sentirtelo meglio. Una sorta di consapevolezza, diciamo, dell'essere. È proprio consapevolezza, si acquisisce subito, io la sto acquisendo nel tempo. Ieri, per esempio, facendo questa sessione con gli studenti, una ragazza, noi abbiamo iniziato con dei ritmi, e cioè adesso facciamo questo gioco, battiamo le nostre mani a terra sul pavimento cercando di sentire il cuore, di quasi seguire il battito del cuore, no? E questa ragazza ha cominciato a fare questo movimento e è scoppiata subito a ridere.
Dice, aspetta, ancora non abbiamo iniziato la sessione. Vai, io inizio subito. Allora noi ci siamo guardate con Graziella e poi ce lo siamo commentati dopo. Che cosa può essere successo in questa ragazza? Sì, magari in quel momento c'era l'imbarazzo di fare una cosa un po' diversa. Sì, senz'altro c'era l'imbarazzo, ma quando esplode la risata, esplodendo è come se il tombino salta e saltando fa uscire fuori i detriti. Quindi lo yoga della risata ti aiuta un po' a fare pulizia dell'inutile, perché ti allena a cercare nella realtà la semplicità. E quindi noi ieri parlavamo di questo con i ragazzi. La semplicità è il cercare il bello che c'è nel corso della giornata, che non è la grande impresa della giornata, è per esempio oggi stare accanto a te e fare questa intervista, prima magari mangiare l'hamburger di soia, cioè condividere le cose semplici. Tra l'altro, ripeto, prendo sempre le esperienze che ho fatto con voi. Abbiamo fatto lo yoga della risata sulla spiaggia, c'è da dirlo, perché uno pensa lo yoga della risata lo può fare chissà dove, invece no, l'abbiamo fatto sulla spiaggia ed è stato coinvolgente. Lo abbiamo fatto con Richard nella sessione a Lamezia ed è stato anche emozionante, perché comunque nelle sessioni di yoga della risata non si ride soltanto, ma escono fuori le emozioni. Questo bisogna. E poi Richard ha una storia da raccontare che è molto, molto bella, e ognuno di noi ha una storia da raccontare. Quindi alla fine lo yoga della risata ti mette in sintonia con quell'aspetto di te che forse non sai nemmeno tu di avere. Assolutamente, assolutamente sì. Dice Richard, quando noi andiamo a fare gli aggiornamenti da lui, dice: quando fate le sessioni di yoga e la risata, sì, ok, grazie che raccontate di me, grazie, ma imparate a raccontare la vostra storia. E quando tu cominci a raccontarti e a farlo ad alta voce, succede qualcosa di magico, che tu ti accorgi che wow, stai esistendo e che la tua vita è interessante quanto può esserla quella dei personaggi famosi. Allora, qual è la consapevolezza che sta portando in me lo yoga della risata? Innanzitutto lo yoga della risata, e quindi il percorso di formazione che io sto facendo, mi ha riportato nella mia terra, e quindi in Calabria, con una nuova consapevolezza, sì, che è quella di lavorare perché la mia regione sia conosciuta nel mondo, perché sa fare, perché è entusiasta, perché sa costruire, perché non sente il diritto alla felicità, perché noi non abbiamo il diritto alla felicità, noi abbiamo il dovere di essere felici, che è ben diverso, perché quando tu pensi di avere il diritto, pensi in qualche modo di dover pretendere, e infatti il diritto è in qualche modo una pretesa, ma quando tu senti il dovere di essere felice, questo significa che tu devi prenderti la responsabilità della tua vita. E quando tu ti prendi la responsabilità della tua vita, hai la impareggiabile opportunità di metterti realmente in discussione, di affermarti per quello che tu realmente sei e di aiutare gli altri ad essere con te felice. Perché per essere felici bisogna aiutare gli altri ad esserlo. E ci si aiuta, penso, anche a vicenda. Poi tra l'altro, richiamando quello che hai appena detto, mi hai ricordato, non voglio citarlo, però alla fine mi viene in mente il tuo libro Sognando la meta, parlando proprio della Calabria, della positività che comunque traspare dalle azioni delle persone, che possono comunque diventare qualcosa di positivo per una regione controversa ma bella. Io a questo punto voglio chiedere a Graziella dove trovarvi, perché ormai siete, bisogna seguirvi, cioè bisogna rincorrervi, perché è difficile starvi dietro, siete troppo in giro nei centri benessere, siete nelle scuole, siete nelle aziende, siete in giro per il mondo dalla Calabria, quindi questa luce che fate partire dalla Calabria, ma dove trovarvi, a parte il centro Prometheus, giusto? Sì, a parte il centro Prometheus, che ha sede legale a Calabria,
Merlopoli e quindi noi abbiamo lì il nostro centro di progettazione e di organizzazione, poi in realtà ci muoviamo per tutta la Calabria e ci muoviamo ogni qualvolta c'è una possibilità. Noi siamo ben felici di rispondere alle richieste, quindi siamo stati negli ultimi giorni da Acropani Marina a Castrovillari a Cosenza a Tiriolo e ci muoviamo perché noi abbiamo, nonostante appunto, certe volte la fatica, abbiamo una missione da compiere. Quando Richard ci ha chiamati e poi ci siamo messaggiati quando c'è stato l'evento ambasciatori dello yoga della risata nel mondo, io ho risposto che ero molto felice e Sara Perotti, la moglie di Richard, ci scrive che abbiamo molti onori e anche oneri. Oneri perché ancor di più la nostra responsabilità cresce verso quello che è il percorso che noi abbiamo cominciato così per caso e in cui giorno per giorno noi ci andiamo con consapevolezza ad inserire. Noi ogni giorno facciamo questa naturale promozione dello yoga della risata. Lo facciamo anche attraverso le certificazioni leader. Noi da teacher possiamo certificare i leader che vanno si stanno espandendo in Calabria. Abbiamo fatto proprio il 20 del mese scorso una insight, cioè una riunione di tutti i leader che siamo riusciti, Angelina, formare in questo periodo. Sono già circa 25 persone, quindi 25 più noi due più altri teacher che ci sono in Calabria, Daniel Santo, Michela Santo, Daniel Santo, ovviamente se continua a chiamarsi Daniel su Facebook io la chiamo Daniel sempre, quindi Michela Santo, che ci stiamo appunto allargando perché c'è molto spazio. Diventare leader vuol dire poter lavorare. La certificazione che noi rilasciamo è internazionale, questo vuol dire che tu puoi lavorare con lo yoga della risata in tutto il mondo, perché c'è bisogno di poche parole e di molta azione, molto gioco, e per fare questo appunto lo si può fare dappertutto, perché la comunicazione appunto non verbale è la comunicazione che arriva dritta al cuore, dritta al segno, per cui ci si può unire ai vari club che oramai ci sono in Calabria, Catanzaro, Paola, Cosenza, Lamezia Terme, insomma in tantissimi posti, a Taverna, e ovviamente ne dimenticherò qualcuno e vi chiedo scusa. La cosa importante è capire che non siamo solo noi due, cioè il fatto che noi siamo diventati ambasciatori, che siamo teacher in Calabria, questo vuol dire che noi ci auguriamo che ci siano altri teacher in Calabria che facciano il nostro lavoro e altri ambasciatori, perché questo dà forza e potere a quello che stiamo facendo, ma soprattutto allo yoga della risata. Fino a 2 anni fa non c'erano club gratuiti dello yoga della risata in Calabria, adesso saranno già una decina. Importante, ci uniamo a quei 160.000 club nel mondo ed è una cosa molto molto bella, ci piace tanto. Tra l'altro, vedi, tu parlavi di moltiplicarsi. A questo punto, siccome la risata si dice che sia contagiosa, contagiate più persone possibili con questa risata. Io so già che siete su Facebook, avete il sito internet, basta cercarvi su Google, digitare yoga della risata, testato, yoga della risata Angelina Pettinato oppure Graziella Mazza a Calabria, trovate di tutto, quindi siete tranquillamente reperibili.
Vogliamo salutare col vostro motto che ormai conoscono tutti, ci sono anche le emoticons, io so che ci sono anche le emoticons che fanno questa cosa, c'è su Facebook se la dovete cercare. Quindi io ringrazio Graziella Mazza, Angelina Pettinato, per averci dato questa possibilità di scoprire questo yoga della risata, di vedere il bicchiere mezzo pieno e soprattutto di questa positività emotiva che ci deve essere. Qual è quindi questo motto? Oh, ho, ha, ha. Andrà tutto bene.